Io credo che il primo partito della coalizione in Italia, in Abruzzo e nella quasi totalità delle città abruzzesi abbia innanzitutto il dovere ma anche la responsabilità di offrire alla coalizione quelli che ritiene i migliori candidati. Credo che Fabrizio Di Stefano, che è già stato presentato mesi fa a Chieti come candidato, rappresenti una colonna stabile e solida per il rilancio della città di Chieti, per la costruzione di una delle coalizioni più forti che a Chieti si sia mai presentata prima. È un uomo di grande esperienza, è stato consigliere regionale, è stato parlamentare più volte, quindi l'uomo giusto per una delle città che riteniamo strategiche nello sviluppo complessivo politico-economico dell'Abruzzo intero. E poi c'è la città di Avezzano, che è una città importante, che è un crocevia di interessi sani, positivi. C'è una realtà imprenditoriale molto importante, c'è una condizione politica che deve essere evidentemente riportata ad una situazione di equilibrio, ed è una città che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della provincia dell'Aquila, per l'intera regione Abruzzo. E anche in questo caso credo che la Lega abbia uomini e donne da poter offrire alla coalizione per un ragionamento di sintesi e soprattutto per guidare la coalizione alla vittoria. Credo che la figura di Tiziano Genovesi, che è anche il segretario provinciale della Lega della provincia dell'Aquila, abbia tutte le caratteristiche per garantire questo appuntamento elettorale importante. È un politico navigato, anche se giovane, è un imprenditore che si è fatto da sé, rappresenta il volto nuovo della politica, e quindi credo che su di lui si possa costruire un grande progetto di vittoria. Esiste il rischio che la Lega possa correre anche da sola? No, io reputo che l'unione e l'unità del centrodestra sia un valore. Credo anche e soprattutto che l'elettorato del centrodestra voglia il centrodestra unito. Quindi noi che siamo il primo partito abbiamo anche la responsabilità di fare del tutto, qualora se ne dovesse presentare la situazione, e non è questo il caso, di tenere unita la coalizione. Il centrodestra vince se unito. Il centrodestra vince nel momento in cui ognuno ha quella dose di intelligenza, di responsabilità che offre all'elettorato.